Le maggiori criticità che si riscontrano in un paziente oncologico? Beh, il paziente oncologico in quanto anziano ha delle criticità che sono legate all'età e alla fragilità. Questo si traduce in realtà in un sottotrattamento del paziente oncologico sia dal punto di vista medico che chirurgico che anche diagnostico. Quindi questa è una delle grosse criticità. Le altre criticità sono che nei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, i PDTA, abbiamo riscontrato che non esiste una parte dedicata all'anziano, e quindi poi magari nelle soluzioni vi spiego cosa abbiamo deciso di suggerire. E poi abbiamo riscontrato che esistono tutta una serie di difficoltà di tipo logistico e burocratico che vanno a detrimento della qualità della vita del paziente oncologico, ma soprattutto del paziente anziano che è più fragile. E infine abbiamo notato che probabilmente ci sarà la necessità di aumentare le risorse perché possano essere realizzati i consigli che noi ci siamo permessi poi di dare all'associazione Assegno Italia, che noi vediamo come possibilità di dialogo e di pressione su chi di dovere perché si vengano realizzate le soluzioni che noi abbiamo prospettato. Lei prima parlava di soluzioni. E appunto se ci può fare un quadro generale di quelle che sono state le soluzioni e con maggiore attenzione magari alle terapie innovative. Sì, noi abbiamo parlato di terapie innovative perché pensiamo che alcune di queste, per esempio la termoablazione che è particolarmente indicata nel paziente fragile, quindi nel paziente anziano, è stata presentata ed è molto importante. Ma tutto questo noi l'abbiamo inserito all'interno dei PDTA, percorsi diagnostico-terapeutici, che sono credo per noi lo strumento essenziale, che vuol dire che quando un paziente si presenta in qualsiasi parte dell'ospedale deve poi rientrare in un percorso che gli permetta di avere tutte le terapie, prima la diagnosi e poi la terapia, in maniera assolutamente uniforme. Tutto questo sarebbe ancora meglio, questo quindi la creazione dei PDTA è fondamentale, ma tutto questo andrebbe inserito in una rete oncologica nazionale prima, che dia delle indicazioni di massima, di minima se volete, per cui su queste indicazioni poi ogni struttura, regione, area vasta, dipende molto dalla situazione italiana, li traduca in dei PDTA e in questi PDTA ci siano dentro delle parti che siano particolarmente dedicate alle fragilità, quindi al paziente anziano. Queste quindi sono le prime due indicazioni, sono creazione dei PDTA, creazione delle reti. E dopodiché c'erano altre soluzioni che andavano ricercate nel tentativo di risolvere i problemi burocratici e organizzativi. Noi dedichiamo tantissimo del nostro tempo a risolvere delle situazioni, la progettazione di ricette, di esenzioni, tutto questo si gioverebbe di un sistema informatico preferibilmente uniforme o quantomeno che si parlasse fra di loro, perché ce ne sono ormai talmente troppi, e questo veramente ci potrebbe restituire una grande parte del nostro tempo che possiamo dedicare al paziente. Il paziente stesso subisce queste migrazioni da un medico all'altro, da un CUP all'altro per fare tutto questo, e io credo che in questo caso l'informatica sicuramente potrebbe darci delle soluzioni molto importanti sia per il medico che per il paziente, che è ancora più importante, risparmiandogli quel tempo di vita che insomma probabilmente per un paziente oncologico, per di più anziano, è estremamente importante. L'ultimo suggerimento è una richiesta che speriamo venga accolta, è che non si può fare nulla di tutto questo se non si fanno degli investimenti economici adeguati, che poi in realtà non sono degli investimenti a fondo perso, perché quando io risparmio tutto questo aumento la qualità della vita, quindi diminuisco le giornate di degenza ospedaliera, diminuisco la necessità di trattamenti medici, perché probabilmente riesco a mettere insieme con la multidisciplinarietà che è intrinseca al PDTA e alle reti oncologiche, io risparmio alla fine, ho anche dei risparmi economici che forse sono la cosa meno importante in sanità, ma di cui assolutamente noi dobbiamo tenere conto in una situazione economica come la nostra,
se vogliamo garantire alla nostra società di mantenere un livello di sanità molto alto, che è quello che in realtà noi in questo momento abbiamo, anche in riferimento soprattutto in oncologia alle realtà europee, in cui noi in effetti siamo ancora tra i primi, se non i primi.